Salve a tutti, buonasera, ben arrivati. Come va? Tutto bene? Uè Luca, uè Toby, uè Cesare e la via dello sciugo. Allora, intanto facciamo una piccola premessa sul gioco. Allora, il gioco praticamente è una serie di giochi che inizia ovviamente con Way of the Samurai e credo l'ultimo che sia stato fatto è il 4 su PS4, che io purtroppo non ho. Ciao Anto! È un gioco molto particolare, praticamente ti mette all'interno di un ambiente, dentro questo ambiente ci sono tantissimi eventi e tu puoi fare fondamentalmente quello che ti pare, ti puoi alleare con chi ti pare, puoi parlare con chi ti pare, puoi non allearti con nessuno, puoi uccidere tutti, puoi insomma fare come vuoi. Il discorso è che le partite possono durare da 10 minuti a 7, 8, 10 ore e via dicendo, in base a quello che si fa. Ci sono all'incirca, penso sul 3, una ventina di finali, 20-22 finali, in base a tutte le azioni che si compiono. Non c'è, diciamo, un finale, tra virgolette, buono, perché fondamentalmente è basato sulle scelte del giocatore, quindi no, non direi che c'è effettivamente un finale buono. Ogni volta che si finisce il gioco, i progressi vengono portati nella partita successiva, ovvero si possono ottenere alcune armi, alcune conoscenze e via dicendo. E quindi è un gioco molto interessante, a me è sempre piaciuto, è molto molto difficile, quindi le prime partite di solito è meglio farsi i fatti propri, piuttosto che ne so, salvare un mercante che viene minacciato o andare contro al signore della guerra locale. È meglio tenere un profilo molto molto basso. Sì, è solo sulla voce? Non so se questa cosa della lingua cambia proprio solo e unicamente la voce dei personaggi o anche proprio la lingua del gioco. Quindi io per adesso la terrei. L'importante è che uccidi. Uccideremo. Di solito all'inizio gente un po'. un po'. Discutibile. Dicevo, non so se. Vediamo un attimo. No, sembra che il gioco sia sempre in inglese. E quindi io direi di metterle le lingue. Non ci stanno. No, non ci sono le opzioni qua. Quindi facciamo così, allora io ho messo vo voci giapponese e cioè, oddio, c'è scritto solo voci, quindi presumo sia unicamente la voce dei personaggi. E no, normal, dai, easy. Name, ovviamente, mettiamo il buon Mal, o mettiamo Blooders, perché allora, cioè. Come potete vedere, ci sono tante cose con il punto interrogativo che possono essere sbloccate finendo varie volte la partita. Alla fine di ogni partita ti dà un punteggio. In base a quel punteggio, praticamente puoi sbloccare degli oggetti. Quindi, no. O volete un nome particolare. No, mettiamo Mal e via dicendo e la facciamo finita così. Dov'è? Ovviamente, allora, questo gioco ha la tendenza a far sì che il giocatore sia un infame. No, non so perché, ma viene proprio naturale essere un infame a questo gioco. No, non ho altre. Ah, questo.
Ah, cambia anche la voce. Vediamo un po'. Questo non mi dispiace come Shugoki. No, ma lo Shugoki Orochi. E quello non è male come. Non c'è un. Ah, questa è stupenda. Andiamo in giro così, ragazzi. Che ne pensate? No, questo non mi piace. Ma. Oh mio Dio. Perché dovrei essere tipo un uomo K. E. No, vabbè, così è troppo truzzo, dai. Ah! Questo non è male, ragazzi. Ma questo con il faccione. Ah, questo è stupendo. Questo di cartone. Questo rosso è bello cattivo. Mio Dio. Ma dai, ma c'hai i pantaloni di pelle. No, mi piaceva quello. Questo. Tanto li cambiamo ad ogni partita, ragazzi. Allora, come armi abbiamo solo la spada moderata. Allora, ogni arma, come potete vedere, ha delle skill. Vedete, c'è il ramo delle abilità che ti dice la combo. Come si fa e l'effetto che ha la combo. Questo è per ogni arma. Ogni arma ha delle combo diverse. E come potete vedere ha anche delle stance diverse. Vedete la Moderate Blade ha la Middle Stance. E, la durabilità è quanto viene danneggiata, se ha bonus all'attacco, se ha bonus alla difesa e via dicendo. E si sbloccano abilità per ogni tipo di arma che si trova all'interno del gioco. Ci sono anche armi rare, armi particolari. Ovviamente nel Weapon Safe si può lasciare un'arma che si trova all'interno di una partita per poi portarla alla partita successiva. Lo stesso vale per gli oggetti. Qui ci sono delle parti che non mi ricordo se servono per fare oggetti particolari o dei. Ma che cos'è? Ma perché dovrei avere un cannone sulla schiena? No, peccato che è brutto questo mantello, perché se no l'avrei messo. Ci mettiamo la trivella in testa. La maschera da Tengu è stupenda. Fantastico. No, non c'è un gasa di un colore diverso. Ma. Ricordavo. Ok. La testa scatola, la spada divina dietro la Nodaci. No, io direi mi piace molto questo. Nella cassaforte ovviamente non abbiamo niente. No. Game start. Ok. Siamo pronti, ragazzi. の競合が一敗し、かばねを晒す。一介の草履取りが立身出世し、大将となる。 戦は戦を呼び、田畑は荒れ、人心は乱れる。尾張の織田信長をはじめ、名だたる武将が天下を奪い合い、いつ果てるともなく戦い続ける戦国の世。ここ、魏州天野地でも、名門桜井家の栄光は、非王が夢となり、下克上により権勢を振るう乱世の英傑、藤森主膳が天下を伺う。強く。 ただひたすら強く。それが主膳が求める国のありよう。だが、そのために天野の民草はひたすら銃苦にあえぐ。そう、戦が絶えることはない。
今も一つの戦が終わった。だが累々と横たわるカバネたちだけが戦いを終えることができる。合戦場をさまよう者にとって地獄とはあの世か、それともこの世か、それを知る者は誰もいない。La cosa interessante di questo gioco è che fondamentalmente il punto di vista di tutti gli eventi è il nostro, quindi ce ne possiamo semplicemente fregare di tutti. Questi sono razziatori. Come potete vedere, possiamo tranquillamente estrarre la spada e ucciderli sul colpo. Potremmo, però la prima partita cerchiamo di mantenere un profilo basso. Sono stato meglio, posso vedere le rive della morte. Lasciatemi... No, facciamo posso vedere le rive della morte. Dove sta? Ome-sama! Ome-sama yo! Dosuru te... Shikata nai. Mura e tsurete iku shika nei na. Allora, fondamentalmente mi sembra che se li attacchiamo possiamo direttamente partire dal campo di battaglia, se ricordo bene. Allora, il gioco ha un limite di tempo, mi sembra che dopo 8 giorni comunque si arriva alla conclusione di tutti gli eventi. Ora, la domanda è, quali sono i comandi? Ok. Così imploriamo pietà in caso attacchiamo qualcuno. Così si salta. E c'era una maniera per dare i calci agli oggetti, se ricordo bene. Oh, forse no. Non ricordo bene. Mi sembrava ci fosse una maniera per dare i calci agli oggetti e prenderli velocemente, ma forse ricordo male. La cosa carina è che c'è subito l'opzione di interrompere il dialogo e attaccare l'avversario. Beh, non è che sei stato proprio te a portarmi qui. Allora, qui c'è... Lo rubiamo tranquillamente, tanto ci serve. Vieni qua.
veramente ogni tanto si arrabbiano che uno va in giro a prendere delle cose, però insomma non riesco a ricordarmi qual era il tasto. Parliamo con Osei. Osei non è che c'è tanto da dirci. Vediamo se qua intorno c'è qualcosa. Ci sarebbero delle casse. Non so se all'interno c'è qualcosa. C'è un fungo. Io lo so che sto andando in giro a distruggere le loro casse, ragazzi, però ci servono un po' di cure e quant'altro. Direi che ce ne possiamo andare via da qua. Non si poteva prendere a calci la... Ah, ecco, l'ho trovato. L'ho trovato. Ah, ecco. Allora, ora inizia la vera cosa. Cioè, o ci facciamo i fatti nostri, o gli andiamo a rompere le scatole. No, non lo so, ragazzi. Che vogliamo fare? Ce la vogliamo rischiare subito aiutandola? O ci facciamo i fatti nostri? Queste sono... cioè, sicuramente poi ci sono grate, però già il capovillaggio ci aveva chiesto di non portare... di non usare violenza all'interno del villaggio, uccidi. Ma... e vediamo che ha lasciato. Una spada e 99 yen. Va bene. Parliamo con Chidori. Ah! Figurati, Chidori. Il tuo nome è Chidori. Lo so, era comparso prima. Iiii! Sì, decisamente. Permetti di presentarmi. Esatto, sono io. Ciao, Necro! Buonasera, ben arrivato! È un nome stupendo, lo so, grazie, grazie. E sì. Mi servono più che altro i tasti. Conversazione, va bene, questo lo sappiamo. Ok. Perfetto. Nessuna pietà contro... ma non erano proprio assassini. Diciamo che erano... dei criminali di basso rango. Ok. Eccolo, è quella che ho scoperta. Mi serve il combattimento adesso. E poi abbiamo finito. Ma... Medaka Dojo. Ok, al guard gate. No, grazie, Chidori, è abbastanza. Ah, intanto andiamo a depredare tutte le case che troviamo.
Abbiamo trovato una... Ciao Sanae. Ma tutte donne? Bello questo villaggio. Chi altro... Cioè, possiamo andare un po' ovunque. Non so se... Sojiro. Ma... sì, ho capito, ma sono funghi allucinogeni praticamente. Qui c'è il ragazzo... mi ricordo che c'era qualcosa con questo ragazzino. Però non ricordo cosa. No, no. No, no, mi sa che non abbiamo soldi. E... Ah, qui c'è il menestrello. Il menestrello la sapeva lunga. Perché no? Beh, sentiamo un po' la canzone del menestrello. Questo menestrello si meriterebbe la morte, però... Cioè. Ok. Sì, è una bellissima canzone. 50 yen. Cioè, ma che scherziamo? Va. Va. Cioè, va, è una presa in giro. Che cosa c'è qua dentro? Possiamo picchiare anche con il rastrello, però non so quanto ci conviene picchiare con il rastrello. Mi sa che se si prendono in faccia con i bastoni si fanno abbastanza male. No, cioè io sto qui a farmi i fatti miei. Sono un bravo samurai. No, non è assolutamente vero, però. Che ci proviamo. Ah, mi dispiace. C'è l'altro che ti sta continuando a picchiare, però, mentre tu parli con me. Ma. Allora, in città mi sembra che c'era il fabbro. Credo, se ricordo bene. Questo è grosso. Le farfalle sono così carine. Ok. Va bene. No, alla fine son tranquilli. Ciao Hoso. Ok. Se lo dice Hoso, io mi...
Ah! Che facciamo? Ci inchiniamo? Ma sì, dai. Ah no, non ho fatto a tempo. Oia. Troppo tardi. Nani ara nioi no. Machi ni funiai na. Ueta kemono o hanatsu yu na nioi ga. Kore wa chi no nioi kai? Yahari sou ja. Fuyuga to kake hanareta kono shuuki. Kore hodo made no akushu o kaida wa o nushi de 2 人目 ja. Il primo? 1 人目 wa Fujimori Shuzen. Ah. Are mo mata chi no nioi ga sakerarenu otoko yo. Ja ga o nushi wa sore ijou kamoshiren. Soshite warawa wa kono nioi kirai dewa nai zo e. Mezurashii mono o mita mono ja. Tama ni wa machi aruki mo yoi mono ja no. O nushi to wa mata doko ka de au yo mo shiren. Dewa na. Ok. Ciao Anto, grazie del saluto. A presto. Che vendi, oioi? Ah, cucini, oioi. Chi è questo qua al lato? Ise? Ah. Protegge il negozio, va bene? No, no, tranquillo. Non lo so, che cosa offri? Cheesecake? Quanto abbiamo? 99 yen. Non ci possiamo praticamente comprare nulla. Direi di andarcene via. Allora, qui c'è il fabbro. Ciao Anto, grazie di essere passato. E mi sembra che sono due fabbri, dovrebbero essere due fratelli. Se ricordo bene. Ah, più di 10 non ne possiamo portare. Allora. Qui possiamo praticamente migliorare l'arma, creare le armi, credo dai pezzi che troviamo, o possiamo praticamente identificare un'arma, perché alcune armi non, quando le troviamo non hanno le proprietà sbloccate, se ricordo bene. Ciao Zaizo, che succede? Ma stavi fermo? No, star fermo. Ma quale nemico? Andiamo al castello di Amana? Sono delle sole, insomma. Non ricordo che cosa possiamo fare al castello di Amana. Ricordo che a un certo punto il menestrello si. Non so, ragazzi, se ci conviene unirci subito a un clan. Vogliamo provare? Secondo me facciamo una bruttissima fina. Fina. Secondo me facciamo una bruttissima fine. Però ci possiamo provare, dai. Iniziamo subito a far parte del clan Fujimori. Vediamo un po'. Noi ovviamente non sappiamo praticamente nulla. Quindi. しかし、だからこそ、そうじゃ。我々は桜井の旗のもとに好き勝手しているだけじ
Wow, la gente. Lo ricordo questo. Vai tranquillo. Wow. Ho colpito la guardia per ben due volte. Oh! Come ha fatto a far la presa? Secondo me qua ragazzi ci restiamo secchi. Oh, oh! Qui c'è una spada per terra, la vorrei. Ok. E no, che cosa è successo? Ma non ho finito di sventrare la gente. No! Ci ha rifiutato! Oh cavolo, ho sbagliato ragazzi, volevo rinfoderare la spada! No! Volevo rinfoderare la spada, ragazzi, ho sbagliato! Volevo solo rinfoderare la spada, sono troppe! Scappa mal! Aiuto! Sono troppi! Spade doppie! No, non sono delle spade doppie! Dov'è l'uscita da questo posto? Scappa mal! No, non c'è l'uscita! Non c'è uscita, ragazzi. Da qua? Ho cercato di chiedergli scusa, ma non mi ha dato retta. Non l'ho fatta apposta. Mi sono sbagliato. Volevo solo rinfoderare la spada. Scappa. E loro adesso ovviamente saranno un bel po' arrabbiati, però sì, scappiamo via. E dannazione. Pensavo si fosse tolta l'icona.
Ciao Kirizo. Ika? Ok. Sma. Oramai, ragazzi, questa partita già è condannata proprio. Cioè, oramai, sappiatelo. È una di quelle partite completamente condannate. Oh. Oh cavolo! No, no, non ce la faremo mai a uccidere la persona sospetta, ragazzi. Cioè, fa troppo danno. La persona sospetta faceva veramente troppo danno. E 10% vegetariano. Vabbè, dai. E no! Ma non l'ho fatta apposta. È stato un errore. È stato un errore completo. Cioè, è stato un errore in buona fede. No, dobbiamo andare al dojo ad addestrarci, ragazzi, assolutamente, perché non possiamo. No, non possiamo, cioè mi servono, mi serve da sapere un po' di mosse, perché mi ricordo che si poteva infilzare gli avversari e ucciderli sul colpo, ma non ricordo come. No, no, dobbiamo farci i fatti nostri per le prime partite, ragazzi, c'è niente da fare. Ci mettiamo in seri problemi, altrimenti. Ci mettiamo nei guai. Ok. Allora, vediamo un po'. Che possiamo... Normale? Dice che ci ha sbloccato qualcosa? Ma... Bello questo. Allora, le armi. Ah, ci ha portato solo 6 mei, single stance, attacco meno 22. Cioè, veramente? Questa, ragazzi, difesa meno 10. Questa la possiamo tranquillamente scartare. No, non ci facciamo praticamente nulla. Ah, giusto. Abbiamo 99 yen. Andiamo in giro col simbolo del negozio. No. Ok, siamo pronti, ragazzi. Allora, possiamo fare l'inizio in maniera differente, però non so quanto ci conviene adesso. Cioè, non andare al villaggio. Ma... Non si può skippare? Ah, ok. Ma attaccare i due. No,
L'addestramento è nulla, la volontà è tutto. Possiamo fare lasciatemi in pace? Forse ci... Ciao Lori! Buonasera, ben arrivato! Allora, anche se li mandiamo via, apparentemente restiamo qui sul campo di battaglia. L'unica differenza è che abbiamo pochissima energia. Questa è l'unica differenza. Però, se ricordo bene, potremmo trovare qualcosa di interessante sparso qua in giro. Purtroppo sì, cioè son giochi un po' particolari. Cioè, è un gioco molto famoso, ma... Fujimori Shuzo. Yahari, Lance no kyūyū ka. Cos'è questo? Ah, è un'altra... Allora, Shinnosuke mi sembra che aveva una spada molto rara, se ricordo bene. Però non ce la facciamo ad affrontarla adesso, ragazzi. Vai, spara, Shinnosuke. Vediamo un po', un samurai vivere la battaglia. Sono vivo per capire perché sono stato risparmiato. Che ti importa? Sono vivo per capire perché sono stato risparmiato. Vai, spara. Effettivamente ce ne possiamo andare, c'è la possibilità di uscire direttamente dal villaggio e terminare istantaneamente la partita. Però non è quello... Io avventura. Io avventura. Ricordo qua succedeva qualcosa di notte? Qui in questo tempio? Succedeva qualcosa là di notte? Forse c'era Shinnosuke che andava là a pregare? No, non ricordo molto bene. Addirittura, Lori. Addirittura. Allora, qui... c'è il menestrello. C'è il menestrello. No, basta col menestrello, ragazzi. Il castello è chiuso. Non ricordo se... Chi sono questi due? Okuda e Takahashi?
Ehi. Ok. Allora, ragazzi, più che altro ci serve del cibo. No, non si può, c'è un limite. C'è un limite, Lori. Guard Gate, dove ci serve? Oh no! No! Sono precipitato di sotto! Ok! Sono morto! qua dove mi sembra che c'era, se ricordo bene, un mercante. I moci? Spero per voi. Facciamo i moci per lei. Ah. Ok, uomo saggio. Yuki, che fa qua sopra? Ma veramente... infatti. Cioè, una guerra sta per iniziare presto. Mi dispiace, Kugi. Già siamo morti, Lori, già ci hanno ucciso. Puoi attaccare chi ti pare, puoi uccidere tutte le persone che vuoi, però siamo... veramente troppo feriti. Cioè, non ci possiamo permettere di fare nulla finché non ci curiamo un po'. Solo che non riesco a trovare del cibo da... mangiare o rubare. Uccidi il moccioso, ma... c'è un fungo. Ma poverino. Abbiamo detto manteniamo un basso profilo. Malmetti la papera. Ma dai, possiamo andare in giro con la papera sul davanti. È ambigua. E mi sa che questo è il dojo. No. Direi di no. Ciao, Uriko. Ah! Il market del DLC. Che cosa vendeva? Allora, questi sono pezzi delle armi che possiamo poi portare al fabbro per costruirne una. E non conviene farlo adesso, ragazzi. Posso passare e rubarti del radicchio? Ops! Scusa! Scusa! Ah! Devo diventare un mercante per lasciare Amana? Non mi sa che di qua ce ne andiamo da un'altra parte, infatti. Eppure, da qualche parte dovrebbe esserci un dojo. Qua. Credo.
Vedi dove siamo passati prima? Ma mi sa che qua... Forse ho sbagliato, forse non è qua. Ah no, mi sa che è questo, ragazzi. Mi sa che è questo qua. Andiamoci ad addestrare un po'. Ciao, assistente. Sono un samurai, cioè grosso modo. Direi Samurai single weapon style. Vai. Sì. Movimento. Vabbè, questo lo sappiamo. E questo lo sappiamo. Scusate se vado veloce, ma vado. Select. Ah, con select giriamo la spada. Ah, ok, ottimo. Quindi possiamo girare la spada e risparmiare le persone. Perfetto. No, e questo già l'abbiamo. Weak attack, ok. Strong attack, e lo sappiamo. Oh, ho cambiato spada per sbaglio. Però c'era una maniera. Mi sa che sì. Wow, l'assist. L'assistente, ragazzi, fa una tonnellata di danno. L'assistente ci ha massacrato. No, non c'è Viven, ragazzi. L'assistente ci ha completamente massacrato. $67. C'è qualcos'altro che possiamo raccogliere? Ok. L'assistente, ragazzi, ci ammassa. No, ma non siamo ancora in grado di affrontarli, ragazzi. Ci servono armi migliori e tecniche migliori. Continuo a dire che secondo me le prime 2-3 partite dovremmo mantenere un profilo bassissimo. Cioè, noi ci siamo. Oh. Damn you fool, come ti permetti? Eh? Aspettate che abbiamo fatto estrarre la spada a quello e ha attaccato la guardia. Stupendo. Stupendo. L'ha massacrato. Che cosa abbiamo trovato? Vediamo un attimo. Che povero uomo, se l'è meritato. E Sasakure attacco meno 22. Vediamo un po' se... Ma la possiamo vendere? Ve l'ho detto, ragazzi, questo gioco ti spinge veramente ad essere bastardo.
Possiamo vendere... Sì. Adesso te la metto, Lori. Fatemela sistemare. Ok. Fatto. Ma abbiamo del pesce essiccato? Dove ce l'abbiamo, scusate? Wow. Ok. Io direi di andarcene da qui e cercare un attimo di capire che cosa possiamo fare in questi giorni per guadagnare un po' di esperienza, un po' di soldi e... in pace. Guardate la gente che c'è. Ciao Chaos, buonasera, ben arrivato. Ma questo qua? Ikema? Ok. Sì, sicuro. Ah, a proposito, ma la nostra arma che abbiamo sbloccato? Ok. Beh, abbiamo sbloccato un bel po' di cose. Che ci andiamo a fare al Takatane Village, ragazzi? Cioè, io direi... Ma non possiamo andare nei vicoletti? Cioè, solo questa strada? Apparentemente sì. Apparentemente c'era solo quella strada. Strano. Oddio, qua ci sta. Che fa il vecchio? Ah, la vecchia. Allora, lo scopo del gioco è praticamente... Lo scegli praticamente te. Ho fatto una piccola descrizione del gioco all'inizio dello stream. Lori, praticamente... Ci sono più di 20 finali al gioco. Il finale cambia in base all'azione che fai. E tu puoi fare quello che vuoi. Puoi tentare di aiutare tutti, schierarti con qualcuno, uccidere tutti. Puoi fare proprio tutto quello che vuoi. Più di 20. Più di 20. Ovviamente sì, la base è cercare di vivere il più a lungo possibile. Ma... Deciderò prima di andare. Ma guardate che codardo! Yeah.
No. No mal. No mal. No. Il combattimento è molto molto complesso, Lori. È molto molto complesso. Ci ha massacrato. Pensavo fosse pensavo fosse pessimo, invece è bravissimo. No, 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 non puoi premere. Sei stato ucciso da Igo. Non puoi premere tasti a caso. Allora, si possono fare i deflect. Devi conoscere lo stile dell'avversario e devi capire se sta facendo un attacco in avanti, cioè in che direzione sta facendo l'attacco. No, ma volendo Lori possiamo sopravvivere, cioè basta, sul serio, basta che farsi i fatti propri e riesce ad arrivare alla fine. Cosa che faremo in questa partita? Perché allora ogni arma ha uno stile di combattimento e delle mosse. Ci sono tantissime armi, non so se arrivano al centinaio o via dicendo, e ognuna ha la propria mossa e ha il proprio stile di combattimento. E tu quando pari, se senti di parare nella direzione in cui lui sta facendo l'attacco, gli fai il deflect. Però devi conoscere l'arma con la quale sta combattendo l'avversario. Adesso ti faccio vedere, Lori. Allora, per esempio, questa è l'arma che adesso abbiamo noi, che è scarsissima, ovviamente. Se tu vedi qua, ci sono le... Ti dice che l'arma usa la middle stance e qua c'è la lista delle combo. Vedi che alcune combo hanno la direzione avanti o indietro? Significa che se io faccio quella combo in avanti e lui mi fa la parata parando in avanti, allora fa il deflect, altrimenti fa una parata normale. E questo per ogni singola arma. Ogni singola arma ha le sue combo, ha le sue skill, ti modifica i punti ferita del personaggio e via dicendo. E è un gioco abbastanza complesso. E l'inizio è la parte più difficile, finché uno non riesce a trovare un'arma decente. Stai un po'. Sono fantastici questi giochi, a me piacciono da impazzire. Poi oltretutto, adesso perché pensavo effettivamente che quello fosse scarsissimo, e praticamente sì, c'è sempre l'opzione quando parli con qualcuno di attaccarlo, cioè invece di parlarci lo attacchi. E invece no, mi ha fregato, perché ho detto vabbè, prendiamo una spada nuova e magari ci dà anche l'ornamento dei soldi. Dovevi uccidere il bambino, ma poverino. Vedi, compare, in basso a sinistra l'opzione di attaccarli subito. Però no, questa volta cerchiamo di fare una partita decente, ragazzi. Facciamo i bravi. Per quanto possibile. Posso vedere la riva della morte. Giusto. Ome-sama yo. Sì, però ti porti progressi dietro. Ti porti... te lo devi immaginare come un roguelike, però sempre nella stessa ambientazione. Cioè hai una sola vita, non puoi morire, però ti porti tutti i progressi dietro. Cioè le armi, le cose che hai sbloccato con quelle armi, gli oggetti e via dicendo. Però sì, la storia rinizia da capo.
Allora, mi sembra che tutta la sto... Allora, la storia ha un termine in giorni. Non mi ricordo dopo quanti giorni finisce. Penso, credo, una settimana. E fare tutta la settimana può portarti a fare una partita lunga circa 7 ore, credo. Credo, se mi ricordo bene, ragazzi. Perché mi confondo un po' tra i Way of the Samurai. Tra il 2 e il 3. Questo diciamo che è l'inizio più semplice, cioè quello dove ti metti all'interno del villaggio, puoi trovare un po' di risorse e stai con l'energia a pieno. Però non incontri subito Shinnosuke. Shinnosuke, se lo incontri subito, poi si ricorda di te. Ah, ma cioè, no, non ci abbiamo parlato? Mi sono semplicemente inginocchiato. Ah, pensavo che ci parlasse comunque. Era quello che avevamo incontrato prima sul campo di battaglia, Lori. Quel samurai che abbiamo incontrato prima sul campo di battaglia. E se ovviamente tu decidi di farti portare al villaggio, no, non incontri Shinnosuke. Io veramente volevo parlare con il vecchio del villaggio, ma cioè, pensavo che inchinandomi poi mi ci faceva anche parlare, invece no, non mi ci ha fatto parlare. Chissà se lo ritroviamo in giro. Aiutiamo la tipa? Beh, dai, la tipa la possiamo aiutare. Questi sono effettivamente scarsissimi. Non mi ricordo, Lori. Non è che ci hanno lasciato anche un po' di soldi? Ma dai, lo short green onion. C'ha attacco 3 lo short green onion, ragazzi. Allora, le armi. Allora, le armi vengono. Generate a caso. Quindi praticamente uno potrebbe essere fortunato e trovare un'arma esagerata. E ci sono anche alcune armi uniche che nel gioco, però di solito sono in mano a persone importanti o possono essere forgiate trovando dei pezzi di armi. E chissà se riusciamo a trovare il tipo. No, non credo. Qua mi sembrava che c'era un campo. Ah, eccolo, vedi il campo? Ricordavo. Noi ovviamente, cioè, ci prendiamo in prestito tutto quanto. Ciao, Yae. Mi sa che si è arrabbiata. No, non siamo abbastanza forti per farlo, Lori. Prima o poi arriveremo e inizieremo a picchiare la gente con i bastoni e le zappe e cose del genere. Però all'inizio dobbiamo cercare di fare più esperienza possibile. Ragazzino, stai calmo.
Whoa! No, calma di ragazzino. Oi, omae! Oira o ikurume yo to shitatte, sou wa ikane zo! Yame nasai, Kouta! Nani o shiteru no? Romance a go-go adesso. E no, allora Lori, cioè, faremo una partita più avanti sicuramente dove uccideremo tutti, tutti quelli che camminano. Però adesso non ce la facciamo proprio. Kouta no hirei wa owabi shimasu. Demo kono mura ni samurai ga fuyou na no wa hontou no koto. Guarda quel ragazzino, mamma mia, gli schiaffi. Oh, cavolo. Vediamo se riusciamo a trovare lei da qualche parte. No, no, non sei tu. No, non sei tu. Allora, ci sono questi eventi. Praticamente, gli eventi fanno questo genere di eventi, come questo filmato che abbiamo appena visto, fanno partire delle quest che sono fatte a step, sono delle chain. Tu puoi anche seguirne più di una contemporaneamente. Il discorso è, come vedete, il tempo passa. Quindi alcune quest sono, cioè si svolgono in determinati orari, in determinate zone. Ah, qua ci sono. Ah, vabbè, parliamo con i due ragazzini, rifacciamoci dire. C'è Way of the Samurai 4 su PS4. Però non l'ho preso. Ma no, e no, e ovviamente una spada di bambù non diventerà mai una spada vera. No, no, ragazzino, non funziona così. No, non funziona assolutamente così. Allora, c'è anche. Ci dovrebbe anche essere una. Allora, il problema è che girar di notte è molto pericoloso. E però diciamo che adesso stiamo. Ah, questo è quello delle farfalle? Sì. Voglio essere. Va bene. Ok. I tre fratelli. I minori. Il comando speciale del clan Nouka. No. Oddio, io li vorrei affrontare questi ragazzi, però no, non ancora. No, non ancora. Izzo il cinghiale, Chicago il Shikazo, il cervo e Chozo la farfalla, che è quello grosso. Sì, sì Lori, droppano i, diciamo, i personaggi importanti, proprio quelli principali, cioè tipo il signore di un clan e via dicendo, di solito hanno armi uniche. Ha ha ha!
Incontriamo la tipa strana. Ovviamente possiamo uccidere anche lei, ma Oia. si scatena una battaglia all'interno della città, se ci proviamo. Nani yara niyoi no. Machi ni fumiai na. Ueta kemono o hanatsu you na niyoi ga. Kore wa chi no niyoi kai? Yahari sou ja. Fuga to wa kake hanareta kono shuuki. これほどまでの悪臭を嗅いだはお主で二人目じゃ。そう、一人目は藤森酒造。No, Chaos, le puoi mandare nel deposito. A quel punto lui te le toglie dalla partita in corso, ma tu le puoi riprendere per la partita successiva. Però sì, Chaos, hai ragione, ne puoi portare addosso solo tre, a meno che non la mandi al deposito. Allora, ci sono due fabbri. Uno è qua in città, l'altro mi sembra che sta in una cava che fa tipo eremita. E possono fare proprietà differenti sulle armi, le possono potenziare, aumentandone l'attacco, la difesa. Che vuole questo? Che sta facendo? Ok. No, queste robe scarse non ha senso a meno che non ne trovi una con valori, diciamo, positivi o comunque sia non negativi. Te la potenzi e poi la puoi mandare al deposito perché. Tu guadagni esperienza con un'arma, quindi sblocchi le mosse con quell'arma. Più ovviamente più partite fai, Chaos, più oggetti trovi, più diventa facile. Alla fine, effettivamente, dopo un bel po' di partite, dopo tipo no, una ventina di partite, puoi tranquillamente andare in giro e uccidere tutti quanti. Riproviamo a fare il duello. Riproviamo a unirci al clan, vediamo se questa volta ci riusciamo. È difficilissimo, perché mi sa che dobbiamo uccidere tot persone in tot tempo. C'è un'arma di bambù, l'arma di bambù se che mi sembra che è quella che viene usata dal maestro del dojo. E ha delle mosse speciali. È molto carina da usare. Allora, facendo quell'inizio che abbiamo fatto, cioè quello che ci facciamo portare al villaggio dai due che giravano sul campo di battaglia, questa è la prima volta che incontriamo Shinosuke. A meno che, cioè, se invece lo incontravamo prima sul campo di battaglia, lui mi sembra che qua si ricordava di noi. Qui parte tipo la mega rissa, ragazzi, per chi non l'ha vista prima. No, cavolo, l'ho mancato.
te. Abbiamo sbloccato una mossa nuova. Forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi. La cosa bella è che adesso ci possiamo fare un giro e vedere tutte queste armi. Allora, adesso, se ricordo bene, noi possiamo prendere dei lavori da fare per conto loro. Guadagnare soldi, guadagnare reputazione. Ma vediamo se... Non mi ricordo se li dovevamo prendere quelle armi durante la battaglia o le potevamo prendere anche adesso dopo. Andiamo subito a vedere. Quello mi sa che è quello che ci dà il lavoro, quello là sotto. Ah no, qua stiamo all'interno? No, qua stiamo all'interno. Ciao Ray, buonasera! Dove stava il... qua? No, qua è da dove siamo entrati, di qua. Eccole. Allora, vediamo un po'. Allora, questa la possiamo lasciare. Questa, peccato per le stat negative, perché ha una stance diversa. Però fa schifo. Oh, questa è bella. Questa ci piace. Questa ci piace. Anche la single stance, che mi sa che è quella a una mano alta. Cioè, no, ha una mano davanti, credo. Ah no, cavolo, ho fatto una stupidaggine. Se... questa ha la stance di lato. Perché se ci fermiamo sopra ce lo dice direttamente le caratteristiche. Difesa meno 2. Le lance non mi fanno impazzire, ragazzi, in questo gioco. Cioè, non so male, però... Non sono un appassionato di lance. Attacco meno 13, difesa meno 13. Sì. Ok. Bellissimo. Bellissimo. Non avrei scelto colori migliori. No, non è detto, Lori. Però le puoi... Puoi migliorare la stat negativa. Guardate chi c'è. Attacco 13, difesa meno 13. Un pubo piccolo, insomma. Sì, cioè, ce n'è una così, Lori. Cioè, con tantissimo attacco ma una difesa negativa.
Facciamoci un giro. Sai che non c'è tantissimo da vedere qua dentro. Gli sto aprendo tutte le porte. È vero, cioè. Ma allegra e psicopatica, Ray. Allora, vediamo un po' se che lavori ha da offrirci. Ah, intanto. Oh. Infatti era quello dei lavori. Vai. Ne voglio uno adesso. C'è un ladro in Amana. Ed Road? Cioè, si chiama solo la strada? Ah, dobbiamo girare la spada per picchiarlo. Non lo possiamo uccidere. Il problema di girare la spada è che facciamo veramente pochissimo danno. Non c'era una mappa? Road, eccolo là. Quindi possiamo arrivarci direttamente da Amana? Mi sa che c'era anche il calcio alto. Sì, c'è il calcio volante. Allora, vediamo se troviamo la strada. Vediamo di qua dove porta. O Mickey Town. Non è la strada giusta. Qui c'è il menestrello. Di qua si va. Da nessuna parte. C'è un altro. Ma. È il dono del teletrasporto, il menestrello? The Road. Il menestrello con il dono del teletrasporto. Ah, cavolo, però è sera. Il problema è che di sera si incontra gente discutibile, ragazzi. C'è anche una quest che si fa solo la notte con una spia dello Shogun, mi sembra. Appunto. Aiuto, aiuto. Aiuto. No! No, non gli togliamo niente, ragazzi. No, dai no. Ah,
Cioè, gente psicopatica che gira la notte. Ah. Vediamo com'è questa spada. Sì, ci ha fatto usare tutte le cure però, ragazzi. Wow. Ok, ragazzi, questa ci piace. Questa ci piace. Questa ci piace tanto. Se togliamo la difesa negativa, questa è spettacolare. Vediamola un attimo. Ma guardate che forza con la lama seghettata. Che ci facciamo con i funghi velenosi? Scusate, mi fate vedere che dice sui funghi velenosi? Ma no, non... Cioè, forse li possiamo vendere, ragazzi. Il problema è che adesso... Di notte si incontra questa gente un po' discutibile. E... E quindi mi sa che il ladro, ragazzi, non lo... Giustamente non lo incontriamo di notte, perché chi dirò... Ok. Vedete, questo è una... Questo è un altare. Questo... Di notte si trova gente poco ganza. Quello è un altare. E sono state fatte delle offerte. Mi sembra che le offerte vengono fatte giornalmente. E se noi prendiamo le offerte, mi sa che alla fine della partita ci dà un punteggio negativo, se ricordo bene. Però effettivamente, ragazzi, cioè, è roba che ci serve. No, non abbiamo cure. Questa spada la dobbiamo tentare di far potenziare dal fabbro. Questa qua. Abbiamo... Dato che è la stessa stance, non è che abbiamo delle skill? No. Non abbiamo assolutamente nulla. Purtroppo non abbiamo nulla sbloccato con... Qua dietro non c'è niente. Secondo me, ragazzi, conviene andare a dormire e aspettare la giornata successiva. Dovremmo... Qua, forse? Ah no, non possiamo andare finché non abbiamo completato il nostro lavoro. Quindi il ladro c'è. Su PS... Allora, Way of the Samurai 2 su PS2. Way of the Samurai 3 su PS3. Way of the Samurai 4 su PS4. Sarà questo il ladro, ragazzi? Ah! 300 anni fa? Dai, spara. Ok. Ma... E non mi ricordo se è sulla PS2 o sulla PS, Ray. No, non me lo ricordo. Ah.
Ma che cosa? Guarda, il 4 non l'ho preso perché l'ambientazione, il 4 è proprio quando praticamente mi sembra che il 4 è nel periodo in cui il Giappone aveva proibito ai samurai di portare le spade. E infatti ci sono tante armi da fuoco nel 4. E quindi non mi piaceva tantissimo l'ambientazione, quindi per quello non l'ho preso. Però se lo trovo ultra scontato lo prendo di sicuro. Perché questi giochi mi piacciono troppo. Sono veramente fantastici. Sono fatti benissimo, cioè c'è tantissimo da fare. Allora, io ricordo che su questa strada dovrebbe esserci una specie di... È lui? Sarà lui, ragazzi? No, non mi ricordo a quanto sta Ray. Dovresti controllarlo sullo store. Ma tutti. Ah, questo è normale. Dove si potrà nascondere questo ladro, ragazzi? Vabbè, anche se sono avariate sono meglio di niente. Forse di qua? Qua non ricordo se si poteva fare qualcosa. Forse è lui, criminale. The Samurai Punisher. No! Ma tu che c'entri? Ma cioè... Quello che c'entrava, io non volevo fargli nulla. Vieni qua. Cavolo. No, non è che possiamo rubare... No, eh. Com'è questa spada? Attacco 5, difesa meno 4, no. Decisamente no. Sì, ne prendiamo un bel po' di danno. Però questa spada la facciamo potenziare proprio subitissimo. Allora. Ma mi ha attaccato lui! Io stavo picchiando il ladro e lui mi ha attaccato, Ray. No, sicuramente ci toglierà dei punti alla fine. Però, cioè... Sì, infatti, ha ragione Lori, ha iniziato lui. Cioè, io stavo... C'è qualcosa che non va in cosa? Ok. E...
Allora, noi dovremmo avere una casa, ma non mi ricordo dove. Allora, gli Inkling dovrebbero essere degli eventi che si verificano in quel momento, cioè la mappa ti aiuta a capire quali eventi ci sono attualmente attivi e dovrebbero essere questi Inkling che vedete. Adesso se noi andiamo a Kuchihagahara, spero si dica così, dovremmo trovare un evento. Da qualche parte, ovviamente. E dato che è il campo di battaglia, credo che sia quello di Shinosuke. Ciao, Tume. Che dovrebbe stare sul. Non c'è più. Ma dai, no, ci deve essere per forza, Ray. Dovrebbe star qua sopra. Credo, da qualche parte. Nope. Qua? No. Ah, eccolo. Che Nanto pronuncia moi tawashii perfetta, toba. sì, eh. Daga, ima no sessha ni wa ikan tomo shigatai. Ima shibaraku no goshinbou wo kono Shinnosuke inochi ni kaete mo kanarazu ya. Come potete vedere, anche da quando l'abbiamo incontrato sul campo da battaglia, da adesso, lui sta, tra virgolette, tramando qualcosa. Sembra ci sia anche per PC, ma davvero? Beh, ma questo è uno di quei giochi da divano, però, Cesare, no? Lo vedo come un grande gioco da divano. Cioè, io ci ho sempre giocato. Ti è piaciuto? Che ne pensi del 4, Cesare? Perché io il 4 proprio ti ho detto, ho visto l'ambientazione e non mi aveva fatto impazzire. E mi sono detto, vabbè, lo prenderò più davanti. Sì, più davanti, più avanti. Cos'è? Ah, un bastone. Qua ha dei personaggi fuori di testa. Mi sa che qua dentro, ragazzi, c'è un evento, ma è all'interno del palazzo e noi non possiamo entrare. Li puoi raccogliere o puoi fare il calcetto, Lori, per prenderli. Mi sa che c'è un evento qua, ragazzi, ma sta all'interno del castello e non ci possiamo far nulla. Purtroppo. Calcio is better. Allora, se ci potenziamo la spada, secondo me potremmo andare a fare un altro tentativo al dojo. Faccio un attimo anche il giro di qua, ragazzi, per vedere. No, non c'è assolutamente nulla. Allora,
dicevo. C'è qualcosa però che succede a The Road. C'è qualcosa che succede a The Road. Goro? Non penso stia parlando di noi. Dopo lo controllo sulla PS4, perché se sta a 10 euro lo prendo. Ah, mi sa che... questa, ragazzi, mi sa che è la quest della spia dello Shogun. Mi sa di sì. E poi è esagerato lui. È potentissimo. Non era per PS4 il 4? Per PS3 anche il 4? Ricordavo fosse per la 4. Ciao Giovanni, buonasera, ben arrivato. Uè, Lago! Oh cavolo, Lago. Mi dispiace, tutto bene? Stai bene? Nanto! Komarimashita ne. Sì, eh. E mi sa che questo si rincontra la notte, ragazzi. Se uno vuole. Ah, qua c'era. C'era il gatto. Si poteva far qualcosa. Ti sei rotto il pollo. Lo sai che me lo sono rotto anch'io? Anni e anni fa. È veramente fastidioso. Poi mi ero rotto il radio, quindi mi hanno ingessato fin sopra al gomito. E quindi non potevo neanche muovere il gomito. E è stato... Muovero è stupendo, italianense, ragazzi, muovero. Ah, dolore, Lago, dolore. Signor, buonasera, dolore. Sono in campicuto. No, non mi ricordo se possiamo suonarla noi per lei. No, mi dispiace, signora. No. E poi io quando mi sono rotto il polso, dato che cioè pensavo fosse una storta normale, no? Cioè ero caduto e pensavo fosse una normale storta.
Era successo tipo nel primo pomeriggio. E io tranquillamente, cioè, ho continuato la giornata, poi ci sono andato a dormire. E il giorno dopo era talmente tanto gonfio e faceva talmente tanto male. E a quel punto sono andato in ospedale. Lo sai che non è vero, Lori, sono sempre profumato. Ah, sì, la suoniamo. Vediamo se ci riusciamo, ragazzi. Allora, left stick. Ok. Cavolo, 72 solo. Dai, dai, ce la possiamo fare. Ah, cavolo. 87. Dai, dai. Cavolo, Lago, mi dispiace tantissimo. Vabbè, dai. Non abbiamo fatto malissimo fino adesso, però. No? Ah! Quanti tentativi abbiamo? Cioè, a me fa piacere provarci. No, cavolo. Abbiamo fatto 250 yen, ragazzi. No, Sior, mi dispiace. Allora, in tutti i Way of the Samurai ci sono questi mini giochi, ragazzi, che uno può fare. Sì. No! Allora, aspettate un attimo, ragazzi. Aspettate perché sennò passa il tempo. Ok. Ecco, Val quanto si sente buono diventa Babbo Natale. Allora, io direi, ragazzi, andiamo a vedere il fabbro? Cioè, veramente... Io ricordo che qua c'era un incontro con dei briganti bastardi.
Però no, non vorrei farlo adesso, vorrei prima modificare la spada. Omiki Town era? Ah, no, andiamo a vedere prima che succede al Takatane Village.意外に戦火むねちか。京という京は許さんぞ。割り当てた年貢米払わんのなら我々にも考えがある。払わんなどとは言っておらん。払えんと言っておるのだ。我々も子供の使いではない。手ぶらで城に帰れるか。だがわしらもないそでは触れん。来年の種もみに手をつけるような真似は藤森修善殿も望まれまい。 今日のところはまずその胸を藤森殿に報告に変えられてはいかがかな。のらりくらりと、その手には乗らんぞ。Questo mi sa che fa una brutta fine. どうしても手ぶらで帰れぬと言われるのならば、この年寄りの。No, no, vecchio, no, non lo fare。藤森殿への手土産に持ち帰られ。なんだと。 どうした？いらんのか？よもやわしの首では不足というのではあるまいな。元桜池家家老梅宮宗近の首、そうそう安いものではない。さあ、心して持ち帰るがいい。どうする？我らだけでは判断できん。 No, se ci provano li attacco, ragazzi. Ok. Vasino kubini yoga nai nara, omae mo totto to tachisaru ga ii. Vasino me no kuroi uchi wa samurai nado ni suki katte wa sasen. Shikato kokoroete oke. E poi è la stessa cosa che era successo a me, Lago, cioè son caduto per non no sbatter la testa, ho messo la mano avanti e... Crack. Ma è... cioè, la maniera più semplice poi alla fine, ragazzi. Come vi ho detto, anche per me non è stato doloroso, è stato fastidiosissimo il gesso. Quello sì. La testa era più dura. Col senno del poi, Cesare, di sicuro. Mi sono arrivati i punti, Lori, Sior? Vi sono arrivati? Vi sono arrivati i punti, Lori? Sior, a te sono arrivati? Cesare non ne ha bisogno, è ricco. Come quali? Fai points, Sior.
Questo già l'avevamo fatto questo discorso con i bambini. Andiamo dal fabbro, vediamo se riusciamo a togliere le statte negative della spada. Se ci riusciamo, possiamo provare ad andare a fare il dojo, ragazzi. O qualche altro lavoro, non lo so. Dipende quello che preferite voi. Questi ragazzi, prima o poi li massacriamo tutti e tre. Questi qua. Mamma mia, quanto dolore gli facciamo. Qua quanto male gli causeremo. Ciao Pazzo Furioso, buonasera, ben arrivato! Come va Pazzo Furioso? Tutto bene? Allora. Possiamo aumentare la difesa. Ottimo, dovrebbe essere arrivato a zero, ragazzi. Poi potremmo aumentare la durabilità. Ma quanto ha? 3. No, io aumenterei di più l'attacco. Ah, mi sa che non la possiamo più aumentare. Finché non ci sale di livello. In asilo avevo tirato un mattoncino Lego nell'occhio di un mio amico. Vabbè, dai, non l'avrei fatta apposta. No, no, avevo proprio mirato all'occhio. Allora, ragazzi, abbiamo un po' di scelte. O torniamo al villaggio di Takatane e vediamo come si evolve la situazione con la tipa e il capovillaggio. O andiamo alla strada e mi sa che questo inkling della strada sono i briganti. Oppure andiamo al castello di Amana, dove noi siamo attualmente affiliati, e vediamo se c'è qualche evoluzione sulla guerra e via dicendo. E al castello di Minori penso che non ci possiamo entrare, perché siamo affiliati col castello di Amana, credo. Quindi non lo so, ragazzi, che volete provare a fare? Il messaggio dove ho tirato un sasso in testa a mio cugino. E che cavolo, Lori, ma sei veramente. Dove preferite andare, ragazzi? A Takatane, vediamo che succede con il capovillaggio e la tipa. Al castello di Amana, vediamo se ci sono evoluzioni con il signore. O alla strada dovrebbero esserci i briganti, credo. Takatane? Non so se facciamo a tempo, Lori. Perché già sono le 3:30. Non so se facciamo a tempo poi arrivare al castello prima di sera. Ci possiamo provare. No, già sono le 5. Però no, non vedo eventi. Vediamo un po'. Qua sopra, forse? Qui. Ai mo kawarazu sumaran mono o gurasagete oru na.
なものより鍬を持ったらどうだ。人を殺める道具と、questo sta cercando di cambiarci, ma どちらが尊い。侍なんぞやめて、お主も土と一緒に生きてみるか。 come un contadino? No, noi vogliamo morire giovani. Dai, gli dirò, ci penserò. Dai. これは意外だな。そのような返事が聞けると。Abbiamo detto che questa partita facevamo i bravi. No, mi vai. 生きる喜びを実感できる。それがわしの息子たちにも伝わればいいのだが。Ma perché anche i figli? Ma forse la tipa era sua figlia? Assicurati di farlo, ha offerto la sua testa al posto del riso. Katana o ste kuwa o motsu tsuchioya no sugata o tada miseru koto igai ni na. Yokei na koto o kuchibashitte shimatta. Ma kini suru na. Onushi mo ki ga mukeba mata kuru ga ii. Hatake shigoto no iroha o oshiete yaro. Vabbè, dai, ce lo stiamo facendo amico alla fine. Dai, ci siamo. Come si chiama? Che me lo dimentico sempre. Munechika? Vediamo se troviamo la tipa. Da qualche parte nel... Ciao Cesare, buonanotte, grazie di esser passato. No, no, non c'è nient'altro. La tipa non so più dove stare. Dove sta. Ciao Lori, buonanotte, grazie di esser passato, alla prossima. Ovviamente, domenica mattina, for honor a gogo. È immancabile il for honor di domenica mattina. Cioè, vorrei anche giocare a Warframe, mi sa, però che proviamo a farlo domani sera. Magari domani sera facciamo la tipica domenica sera con 3-4 giochi e ci infiliamo dentro anche Warframe. Ciao Luca, buonanotte, grazie Luca di esser passato. Dormi bene. Vediamo se succede qualcosa. Erebeita? Chi è Erebeita? No, non voglio fare la guida del castello, grazie. Io non lo so se facciamo bene a girare dentro al castello a quest'ora di notte. Secondo me potremmo far arrabbiare qualcuno. Cosa ti sei perso? Abbiamo fatto qualche lavoro per il clan. Abbiamo ucciso un pazzo che ci voleva mangiare vivi. E abbiamo assistito. Stiamo diventando amici del capovillaggio. Ok. No. E abbiamo trovato una spada bellissima, Chaos. Cioè, non è fantastica, è bella. E l'abbiamo potenziata.
E stiamo andando un po' a caccia di eventi in giro per la mappa. No, no, almeno un'altra oretta e mezzo facciamo. E non riesco a trovare l'evento qua. Secondo me è finito, ragazzi. Possiamo trovare... possiamo fare un altro lavoro per il clan. A meno che l'evento non sta qua. Non ho mai capito se questa effettivamente... vabbè, ce ne preoccuperemo più tardi. Vediamo se riusciamo a fare un altro lavoro per il clan. Oh, rapimento di bambino. 1000 yen. È vero, Chaos. Hai perfettamente ragione. Takatane Village. Ok. Tutto chiaro, quindi... no, non lo possiamo uccidere fin quando non abbiamo messo i bambini in salvo. Tutto chiaro. Ma lei più che altro è un po'... dall'impressione di essere un po' annoiata, Chaos. Possiamo riuscire a vedere... oh, di qua, apparentemente. Vediamo se riusciamo a farla bene o combiniamo un casino. Dovrebbero star qua? Mannaggia, Lago. No, quella è la mia casa, ok. Sapete che possiamo fare? Dato che adesso usiamo questa spada, mandiamo... no, questa non ci interessa. Mandiamola. E anche questa, la Benny Botan. Così ci teniamo solo l'Onikimaru. Nonikirimaru. Scusate. Sono arrivata... forse sì, ma sotto non le dispiace la vita dove lei non deve fare... è certo che non gli dispiace. Ovviamente. Lei è... non dico servita e riverita, ma... cioè, poco ci manca. Mi ha detto che li avrei trovati su un tetto. Ma io... no, non li vedo.
No, qua è chiuso. E malla ora. Cavolo, ma dove stanno nascosti questi? Qua sopra, forse? No, non li riesco a trovare. Ma scusate, che dice? Quindi dice che li dobbiamo attaccare con l'attacco contundente. Il discorso è che non li riesco a trovare. Che strano. Ma posso entrare dentro? No, no, le porte non le fa aprire. Di qua mi sa che andiamo via. Qua non c'è nulla. Dannazione. Qua non c'è niente. Là dietro per i campi ci siamo già passati, vero? C'è un uovo. Qua non c'è nulla. Dove cavolo stanno? Qua dietro? No, qua si esce. Cavolo, ragazzi, questi rapitori si sono nascosti. Benissimo. Qua? No. Cos'è? Ah. Qua? Niente. Qua? Niente. Qua dietro mi sa che non ci si può neanche passare. Wow. Ok. Qua si va. Niente, ragazzi, son praticamente invisibili. Cioè io non vedo proprio nessun essere vivente. Cioè, non c'è proprio nessuno. Di là non si può passare. Ah, dannazione, ragazzi. Chissà dove stanno nascosti. Uè, Goland! Buonasera, ben arrivato! Qua dietro già ci siamo passati, a vedere. Qua dentro non c'è nessuno. Ah! Ma anche no. Vediamo un attimo la mappa. Là ci siamo passati. Là sopra però non ci siamo. Chissà se si può andare là sopra. Cioè,
Come va, Golend? Tutto bene? Mi sono mangiato un sacchetto in tè buone. Buone. Sono fantastiche. Niente ragazzi, io questi purtroppo non li trovo. No, non so assolutamente dove possano essere. Mi sa che conviene resettare il lavoro. Cioè mi dispiace un po'. Resettare il lavoro, ragazzi, ma no, non li trovo. Non so proprio dove possano essere. Cioè, le porte non le fa aprire. Qua non c'è segno di rapitori. O altro. Hai provato a cambiare browser, pazzo furioso? Magari è un problema del browser. Qua sopra non ci va, vero? Ma... ok. No ragazzi, non li trovo. Mi dispiace, ma mi sa che questo lavoro conviene abbandonarlo. Perché non li riesco a trovare. O ho sbagliato. No, però mi diceva job location era quella. Riproviamo. Facciamo un altro giro, ragazzi, veloce, se non li troviamo la abbandoniamo. Mi dispiace un po' abbandonarla, però... saranno quelli là sopra? Come ci arrivo? A trovarli mi sa che li abbiamo trovati, ragazzi. Il discorso è come ci arriviamo. No, cavolo. Aspetta, sì, ora mi unisco anch'io. No, ho sbagliato. Ok. No, no, non ci sale. Sì, ho capito, ma... cioè... come ci arrivo là sopra, ragazzi? Cioè, come faccio a salire? Oh, cioè, secondo me devo saltare da questo palazzo. Però non... no, non ci riesco. Perché qua mi scivola. Ma secondo me non cioè... no, sul serio ragazzi, non so assolutamente come arrivare lassù.
Come faccio ad arrivare da loro? Ci deve essere. Una. Questa non si apre e non si rompe. Questa qua sotto. No. Cioè, pensavo si potesse raggiungere da qua, ma. Ma ce l'ho fatta. Che. Dai, giovu kai. そうだね。うん。どうじゃろ。 Ok, questo è uno. Adesso dobbiamo ok. Oh, dolore, dolore, dolore. Ok. Omiki Town. Ok. Perfetto. Non è stato molto onorevole, vero? Però dai, son dei rapitori di bambini. Va bene così. Praticamente quando pari, si vede una barra rossa che va a riempire la durability. Se la riempie al massimo, si danneggia l'arma, ti toglie permanentemente un pezzo di una delle barre di durability dell'arma, e quando le perdi tutte quante la spada è rotta. Buona! Buona quella! Ok. Che faceva questa? Attacco più 5, qualità più 1. Non è male. Abbiamo trovato qualche altro oggetto interessante. Allora, queste
Beh, no, signor. Quelle 5 mica le perdi, però, eh. Cioè, se sopravvivi, quelle che tu hai scommesso, no, non le perdi. Le perdi solo se muori. No. Allora, queste sono le parti dell'arma. Con le parti dell'arma ci possiamo creare delle armi. Vedete che ci sono dei vari valori, si possono mischiare insieme. E ti dà degli skill point. Con gli skill point praticamente tu puoi assegnare all'arma che tu hai creato varie abilità. Ogni abilità costa determinati skill, cioè di determinati skill point. Quindi praticamente tu ti puoi creare un'arma e customizzartela con le mosse, con le caratteristiche che preferisci. Dicevo, però io volevo vedere la mappa per vedere dove dobbiamo andare. Ma non abbiamo completato il nostro lavoro? Cioè, li abbiamo affrontati tutti e due i rapitori. E dovremmo aver... cioè, sappiamo che i bambini si trovano a Mickey Town. Dice che stanno nascosti a Mickey Town. Ecco laggiù in fondo dove stanno nascosti. Cioè, che credo. Cioè, prima li ho picchiati, li ho fatti confessare e poi li ho uccisi. Perché sono dei rapitori di bambini e se lo meritavano. E lei? Oreo, ok. Oh, Oreo. Ah no, questa dà proprio dei lavori per il villaggio. Allora no, non dobbiamo andare qua. Però mi segna sempre il Takatane Village. No, allora, aspettate. C'è qualcosa che non torna. Oramai è proprio la base di tutte le discussioni. Dicevo, c'è qualcosa che non torna. Perché in teoria noi le abbiamo affrontate, no? E loro ci hanno detto che i bambini stanno... al villaggio. Però continua a dire che la nostra missione sta qua. Ma in verità no, non sta qua. Cioè, perché non ci fa tornare dal... È strana questa cosa, ragazzi. Ah, dobbiamo... che dobbiamo tornare a piedi. Ah, ok. Come non detto, ragazzi, ho capito. Ok. Cerchiamo di completare questo questo villaggio, questo lavoro. Poi direi di andare un po' avanti con la storia, piuttosto che fare altri lavori. Cioè, i lavori ci servono un bel po' per i soldi, questo è vero. Però tanto comunque i soldi alla fine, se vendiamo armi e via dicendo, li facciamo comunque. Anche se è un po' strana questa cosa di...
Ciao Shatavash, buonasera, ben arrivato. Tutto bene, un sabato tranquillo. Abbiamo iniziato questa sera a giocare a Way of the Samurai. Già abbiamo fatto due partite e già siamo morti in tutte e due in maniera veramente brutta. E adesso stiamo facendo la terza e apparentemente sta andando bene. Quanto manca per l'avventura? Adesso ti dico. No, ragazzi, non. C'è qualcosa che non va. Allora, lasciamo. Lasciamolo, ragazzi. Cioè, non. Che strano. Da, perché anche perché quelle due poi le ho uccise. Forse niente, le dovevo lasciare in vita fino a consegnare la quest. Forse. Apparentemente c'è un evento qua. Non ho ben capito dove. Vediamo un po'. Qua dentro? Non è vero, lago. Non è andata così. Era qua? Non so se è qua sotto da qualche parte o al piano di sopra. Oh, scusa, ciao. No, qui c'è la cucina. Proviamo al piano di sopra. Qua non c'è nessuno. Non mi sembra ci sia un evento. Dice che c'è un evento, ma non lo vedo. Andiamo a vedere sulla strada che cosa c'è. Che strano quella cosa delle bambine, cioè del rapimento dei bambini. Mi dispiace non averlo terminato. Però la prossima volta lo faremo meglio. Ma segna un luogo. Sì, sembra segnare qua. Ah!何ね。木々の隙間から村の飯の支度の煙が見えねえかと思いましてね。私は飯を炊く煙が大好きなんですよ。戦の煙が全て飯を炊く煙に変われば。みんなが幸せに暮らせるのにね。国がいくつもあるから戦が起こる。この世に国がたった一つなら、戦なんてもんはなくなるはずですよ。Vediamo se oggi possiamo far suonare la campana per la signora.
No, no, non siamo la rincarnazione del suo amante, signora. Assolutamente no. E ce l'abbiamo fatta 100%. Non ci credo. Ma dai. Ah, cavolo. All'avventura, signor. Mamma mia, ragazzi, diventando un suonatore di campana esperto. Il quinto era l'ultimo, no? Nah, peccato. Beh, tre volte 100 però abbiamo. Ah no, c'è anche il sesto. Ah, mi sa che sgancia tanti soldi. 400 yen. Vogliamo provare. Non stava qua sulla strada, vero? Ciao Lago, buonanotte. Rimettiti presto. Dove sta l'evento? Mi sa che è l'evento della tipa. Allora, prima. L'hai scoperto poi che problema era, pazzo furioso? Allora, questa la vendiamo. La Benny Botan la teniamo. Non è qua. Dai, ragazzino. Sei abbastanza bravo. Fammi vedere questa spada. Sì, ma ragazzi, secondo me ti fai male, ragazzino. Ma
Ok. Ci sarà qualcos'altro da fare qua al villaggio? C'è uno che dà il lavoro. Mi continua a dire che c'è qualcosa da fare ad Amana. Allora andiamo a Dominiki Town. Vediamo se possiamo potenziare ancora un po' la spada. Che browser hai messo, pazzo curioso? Sono curioso. Le daghe ai bambini, l'amore supremo. Non sapete cosa regalare a vostro figlio? Regalategli una daga. Daghe affilate, vendesi daghe affilate. Mi sembra che il fabbro, se lo attacchi e lo uccidi, ha il suo martello che puoi potenziare. Vogliamo potenziare l'attacco, ragazzi? Ci proviamo? Attacco più 7? Ma io direi di tenercelo per adesso. Firefox. Io lo uso per navigare normalmente, però per la dashboard di Twitch quando faccio gli streaming uso Chrome. Perché c'è BetterTTV e via dicendo. Lo trovo un po' più comodo. Dovrebbe esserci qualcuno qua? No. Affianca a quello che dà i lavori. Oh. Scusa. Scusa. なんだ？Questo ha intuito qualcosa. いや。いいか。No, non scorre affatto buon sangue. Omiki Town. Ma... Ok. Quindi praticamente mormora una cantilena. Vediamo se lo riusciamo a trovare. Sospetto. Vediamo se lui. Magari siamo fortunati.
Qui c'è un altro sospetto. Ma sono tutti fratelli? Cioè, sono uguali? Però nessuno di loro che canticchia. Ce ne dovrebbe essere un altro. Eccolo. Ah! Chi è stato? È quello. È stato questo, vero? È stato lui. Dannazione. Secondo me, se lo attacchiamo vicino a loro tre, facciamo arrabbiare anche loro. Però è un rischio che dobbiamo correre. Secondo me era lui, ragazzi. Cioè, ne sono quasi certo. Però non lo sta più canticchiando. Forse era l'altro. No, è lui, è lui, è lui, è lui. Dannazione, lo sapevo. Wow. No, dannazione. Ok. No, mi è scappato. Cavolo. Allora, aspettate. Già che ci stiamo, vediamo le armi. Dove l'ha lasciata? Ma no! Niente ragazzi, si è trasformato in un massacro. Un semplice lavoro si è trasformato in un vero e proprio massacro. Cavolo. E in tutto questo dobbiamo anche andare a ricercare quel ladro. Attacco 17, difesa 4. Questa non è male. Attacco 17, difesa meno 2 è ancora meglio. E non avevamo ucciso l'ultimo qua? Attacco meno 8, difesa meno 8. Ma dai! Perché è sempre la stessa, è sempre Onikirimaru. Prendiamoci l'altra, questa, e poi la vendiamo. Niente, adesso ci dobbiamo ritrovare quel tipo. E sa sarà questo?
Mi sa che abbiamo fatto arrabbiare un po' di gente, comunque, secondo me. Comunque, quella rissa mortale. Dai, sentite, sono sicuri che è questo. Sono sicuro che è questo. Perfetto. Abbiamo completato il lavoro, ero sicuro. Oddio, stavano tutti là? No, oh no, secondo me abbiamo sbagliato. Dannazione. Secondo me abbiamo fatto un macello, ragazzi. Secondo me adesso questo ci insulterà in malo modo perché abbiamo preso il sospetto sbagliato. No! Niente. Oh, oh. Questa partita mi sa, ragazzi, che è finita molto male. Cioè, possiamo provare a consegnare il lavoro, ma secondo me ci attaccano tutti quanti. Secondo me oramai, ragazzi, ce la siamo. Attacco meno 25. Oramai ci siamo giocati questo clan, ragazzi. Forse possiamo completare ancora le quest del villaggio. Questa Sechin Side Stance non è male. Cioè, una nuova. Allora, questa non ci facciamo praticamente niente. La Sechin ce la appoggiamo nel... La conserviamo con le altre. Cavolo, ragazzi, è stato proprio un attimo. Cioè, io volevo solo tentare di... Ma non abbiamo più il lavoro, spero. Cioè, dice che abbiamo ancora il lavoro. Ma come facciamo a consegnarlo? Come facciamo a consegnare il lavoro? Cioè, quello ci attacca se... Cioè, proviamoci, ma secondo me quello ci attacca. Quello che normalmente ci dà il lavoro. Ah, no. Abbiamo sbagliato. Ciao, il terrible! Buonasera, ben arrivato! Chi è una persona inutile? Andiamocene a casa, posiamo questa spada nuova nel deposito e vediamo il giorno dopo che succede. E fino alla mattina, sì.
Vabbè. Non so cosa sia una... Vabbè, quello. Un sinonimo? Però di solito il terribile è sempre così. È la storia che si ripete all'infinito. Beh, oddio, no. Quello no. Ok, un idiota. È sempre così. Cioè, sono sempre. Stanno sempre insieme ai idioti. No, il terribile, no. No. Porta pazienza, tanto di solito prima o poi si accorgono che è un idiota. Quindi porta pazienza e fagli vedere che effettivamente te non sei un idiota. Porta pazienza, tanta pazienza. Tantissima pazienza. Perché cioè, mandarlo all'ospedale non avvalerebbe il fatto che tu non sei come lui, non aiuterebbe la tua causa. Ma così non ci guadagni, però. Cioè, ci vai solo a rimettere. Uniamoci all'altro. Uniamoci all'altro Gun. お前たちの方が勝てない。いつ？なんだと？そいつの件は戦場で戦って生き延びてきたものの件だ。口先だけのお前たちとは違う。お前。本当のことだな。雑魚は黙っていた方がいい。お前はどうかな？無様な戦いはしなさそうだが。 Me lo ricordo. Lui c'ha questo Genjuro, ha un'arma spettacolare, ragazzi. Ma non ho capito il terribile, ma è solo un discorso estetico o c'è altro? Questo Genjuro, questo qua. Ha un'arma spettacolare, ragazzi. Ma
自由に楽しくやるってのが信条だ。お前も遠慮せず好きにやってくれ。ただし俺の目が行き届く範囲でな。梅宮優馬だ。真の侍がまた一人馳せさんじてきてくれたか。よく来てくれた。歓迎する。俺たちと共に修繕を倒し、もう一度桜の花を咲かせよう。私は林道一世、藤森修繕を倒すためにここにいる。お前が本当に腕が立つのかどうかしっかり見極めさせてもらうぞ。ともかく我々は藤森修繕を倒すための同志だ。共に力を合わせ戦う。No, no, è terribile. Sto cercando di capire. Cioè, giusto per essere sicuro di non dire una fesseria. Fica. Questo ragazzi ha un'arma spettacolare. Lei non mi ricordo che arma ha. Sì. Allora, mi sembra che uno di loro due è in contatto con Shinosuke. Uno di loro due, però non ricordo chi. Uno di loro due, perché di notte, se praticamente uno lo possiamo seguire, lo possiamo pedinare e ci accorgiamo che praticamente è in contatto con Shinosuke. Vediamo qua che lavori danno. Anzi no, vediamo prima la mappa se c'è qualche evento. No, c'è il castello di Amana. Niente di che. Chi è che dà lavori qua? Mi sa qua sopra? Lui? Sì. Andiamo all'avventura. All'avventura. Vediamo un po'. Guard Gate. Ok. Vabbè, lo dobbiamo picchiare brutalmente come al solito. Ah, a posto. Andiamo e picchiamolo brutalmente. Ding! Poi già che stiamo al Guard Gate potremmo andare al dojo. Intanto cerchiamo questo tipo. Non è lui. Qua sotto non c'è. Lo segnerà? No. È questo. E faccio prima
Fai prima a far cosa? È il terribile. Siamo sopravvissuti. Ok. Che c'è? Uè. Ma no, il terribile, no. No, non è assolutamente vero. Ok, andiamo a consegnare il lavoro, vediamo quanto ci paga. E vediamo se c'è qualche altro evento, ragazzi. Mi sa che ci stiamo avvicinando. Potrebbe essere un evento qua. Ok, forse sopra? Ma dai, è il terribile, tranquillo, poi... Sakurai sama no kurai okatta! Hatake mo ne, shikan mo degiru dewa ne! Mattake da! Fujimori no yotsu wa zenzen dame da! Mattaku dame da! Jomono no sake da! ここにいる奴ら青病単よ。理想や大義で飯が食えるかってんだ。俺はお前に目をかけてるんだぞ。お前はここにいる奴らとは違う。Mi ricordo che una volta l'ho affrontato durante questa festa. おいしいところはしっかりいただくぜ。なあ、兄弟。No, dai, cerchiamo di essere gli amici per questa volta. Comunque il terribile, cioè, porta pazienza, tanto con il tempo si risolve tutto. Il discorso del lavoro, il discorso sentimentale, con il tempo si risolve tutto. È brutto nel momento in cui accade, perché uno ovviamente... Wow, la roba che abbiamo da fare, ragazzi. Mi sa che siamo arrivati all'ultimo giorno.
ma la penso anch'io come Caos, il terribile. Cioè, la penso esattamente come Caos. L'importante è che tu sia là, senza far nulla, però. Tu sii sempre presente e vedrai che... ついに動いたか。儀州高富、儀州大淀共に、わずか3日しか持たなかったそうです。儀州三億のうち、高富、及度が信長の手に落ちたが、次は我が天中。どうされます、殿。是非もない。遅かれ早かれ、信長とは真の覇者をかけ争う宿命。 真鍮の虫をこのまま捨て置くわけにもいくまい。たとえ矮小なものであっても、高古の憂いを消し去るのだ。 Come nemmeno vi conoscete? Mi sa che mi sono perso qualcosa allora. Se non... se non la conosci, che... Cioè, il discorso è se non la conosci, cioè, lascia semplicemente stare, cioè... Un pochino anch'io. È una di... Sì, però, cioè, quello che dico io è se tu non la conosci per niente, cioè... Ma magari manco... Cioè... Non è neanche una bella persona... Cioè... è questo che non capisco. Cioè, un conto è se la conoscevi. Ma, cioè, è solo un discorso estetico, quindi, come dicevo prima. Chi è questo? Chi vuoi te? E chi voleva quello? Mezzo nudo davanti a me. Questi mangiano solo. やってたら。なんだ、町に出て女を連れてこい。尻がでかいやつだぜ。こっちにも下げまぜ。か、こいつはご機嫌だ。俺どうした？てめえも飲め。騒げ。歌え。なんだ？どうしたってんだ？ 今までに見たこともないほどの藤森の軍勢がこの城へ。なんだと。Tempo della battaglia finale, ragazzi, apparentemente。すでに囲まれてる。そのボコの。くそ。俺たちはここで死ぬのか。 お頭!
Temera, koko wa makase ta za. È il codardo che se ne va. Proviamo ad affrontarlo, ragazzi. テメラの代わりはいくらでもいるが、俺の代わりはいねえ。テメラの仕事は命を懸けて俺を守ることだろうが。 俺に喧嘩を売るつもりか？ Secondo me facciamo una bruttissima fine, ragazzi. Wow, quanto ci ha tolto! Troppo danno. Troppo danno. Ragazzi, no, no, mancava pochissimo. Vediamo un po' come siamo andati. Che schifo, 26%. Nubo. No, di pochissimo, Chaos, di pochissimo. Veramente di pochissimo. Va bene, ragazzi, io direi che per questa sera ci fermiamo qui. Domani mattina facciamo For Honor, come sempre, domenica mattina, figuriamoci se no, non facciamo For Honor. Nibbo non ha una novità. Domani sera volevo fare un po' di giochi, quindi volevo alternare un pochino, volevo fare tipo 3 o 4 giochi, volevo iniziare un po' presto e cercare di fare un po' di giochini. E martedì, ragazzi, ho una giornatona perché esce un gioco che stavo aspettando da tantissimo tempo, quindi mi sa che martedì, mercoledì e giovedì li dedichiamo completamente al gioco nuovo, a meno che non lo finiamo prima. Questo qui, ragazzi, io direi di farlo forse una volta alla settimana, a meno che ovviamente non ci sia qualcosa di nuovo e di interessante da fare, almeno per un po' di tempo, finché come al solito non ci scocciamo. Grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia, grazie delle chiacchiere, vi auguro una buona notte, dormite bene, riposatevi e noi ci vediamo domani mattina, come al solito. Grazie ancora a tutti e ciao ciao!